giorno. È rientrato l'allarme Ebola in Svezia. L'uomo ricoverato per accertamenti non ha contratto il virus e da un laboratorio di Pomezia arriva un vaccino anti-Ebola prodotto da un'equipe di studiosi italiani. Presto la sperimentazione sull'uomo, l'inviata Manuela Lucchini. È un vaccino genetico realizzato secondo una nuova metodologia che permette di realizzare un prodotto molto più potente dei vaccini tradizionali. Viene fatto con i geni del virus da combattere. Qui nei laboratori dell'IRBM di Pomezia si lavorava a questo progetto già da 5 anni. 2 anni fa una prima fiala è stata inviata negli Stati Uniti per la sperimentazione sulle scimmie. Bene, il 100% di queste è risultato immunizzato, quindi protetto da un eventuale contagio. Ora, di fronte al diffondersi di Ebola in alcuni paesi dell'Africa, i tempi stringono. Il 28 agosto scorso la Food and Drug Administration, l'agenzia americana del farmaco, dà l'ok per la sperimentazione sull'uomo. Subito, nelle prossime 2 settimane, il vaccino verrà iniettato in 20 volontari in uno studio che partirà in America. Quanti vaccini dovete produrre adesso? Abbiamo avuto la richiesta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di produrre almeno 10.000 dosi con una tempistica molto aggressiva. Noi ci impegniamo qui a Pomezia a produrre circa 10.000 dosi entro dicembre 2014. Al momento questo italiano in tutto il mondo è il vaccino allo stadio di sperimentazione più avanzato. Che cosa rappresenta questo vaccino? Un grande successo della ricerca italiana. Questi risultati si ottengono soltanto lavorando in team e ringraziando un grande scienziato come Riccardo Cortese e ringraziando il Ministero, il CNR, la Regione Lazio, le istituzioni comunitarie. Una grande soddisfazione per i 15 biologi e biochimici italiani che hanno dimostrato con il loro lavoro che la ricerca ad alto livello si può fare anche nel nostro paese.